In questo mio dialogo con le strade di Firenze non può mancare la voce di chi ogni giorno le percorre per almeno 8 ore. Zia Caterina è un angelo vestito da Mary Poppins che guida un taxi inglese mascherato da topo. L'anima del taxi è il cliente, è il passeggero, perché salire su questo taxi significa aprire il cuore, vuol dire entrare in connessione con l'infinito. Caterina è la tassista di Milano 25 e accompagna all'ospedale Meyer di Firenze le famiglie dei bambini che ne hanno bisogno. Cibacco! Senti, Cati, come mi sa tutto questo? Con amore, per amore. Quando stai accanto a qualcuno che ami, non lo lasci mai, anche soprattutto quando lui sta male. Da tassista normale, come certo, hai iniziato? No, io non ho iniziato mai come tassista normale. È morto Stefano, lui era il mio amore, lui era il tassista. Io non sono mai stata tassista prima di lui. Quando lui è morto, mi ha detto, tu sarai Milano 25. Caterina Bellandi guida a Firenze il taxi più colorato del mondo. Si chiama Milano 25 e apparteneva al suo compagno. Io ho visto morire troppi bambini per quel tipologia di tumore e so cosa succede. Fede è speciale, stamattina è stato in ospedale, adesso ritorna verso casa con una bella notizia, vero? Sì. Ma e che quindi cosa vorresti fare ora di questo tuo nuovo tempo, visto che non devi stare in ospedale? Andiamo alla partita! I palloni! Quale partita? Poi a chi vuoi incontrare? I giocatori del Milan. I giocatori del Milan! Dai! Milan! 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 È possibile? All'interno di questo taxi è facile sentirsi in contatto con l'universo. E da interista, mai come in questo momento, ho desiderato far felice un milanista. Fede ha dormito a casa mia stanotte, eppure era chiusissimo. Il fatto che lui ti ha detto che cosa desidera è meraviglioso, perché un bambino non lascia a tutti l'opportunità. Sai, prima devi fidare, no? Per poter poi aprire il cuore. Ecco, Fede è una persona molto selettiva. Non so se questa è una vendetta della mia Firenze, che dopo essere stata ripetutamente descritta come una bolla, sta cercando di trasformare me in uno di questi di cui sono sommerso. Ma fermare Zia Cate è un'impresa impossibile. È la prima volta che faccio un'intervista dal retro di un taxi. Allora, io sono onorata, ma d'altra parte è come se tu entrassi nella mia vita. Ma esiste una Caterina con e senza il cappello e il mantello o ce n'è una sola? Non esiste più. Io credo che ogni cosa che sto imparando la racchiudo in questo magico guscio. Quando lo tolgo sono in casa con persone che conosco molto bene. Il taxi va a formaggio! Vedi, è un topo! Quindi se noi gli mettiamo il formaggio, lui andrà! Tu vedi il cappello perché riesci a dargli un'interpretazione. Io lo porto per la paura a volte di essere giudicata nella mia fragilità, nella mia insicurezza. Dov'è che lo facciamo il flash mob? Qui in piazza della Signoria. Ci deve essere un pezzettino della piazza dove possiamo andare. Oggi zia Caterina presenta il suo nuovo taxi alla città di Firenze. No, amore! Allora, ognuno di voi, io mi volto e vedo qualcosa di bello.